Charles Darwin. Charles Darwin nacque nel 1809 a Shrewsbury e morì nel 1882 a Londra. Figlio di facoltosi naturalisti e nipote di nonni abolizionisti, il piccolo Charles fin da bambino si interessò allo studio della natura. Nel 1831 si imbarcò per affrontare un viaggio di 4 anni attorno al mondo, chiamato Viaggio del Beagle, dove osservò animali e vegetali in Sud America, Australia e Africa. Una particolare sua tappa fu quella alle Galapagos, dove notò una variazione del becco dei fringuelli a seconda dell'isola. Rimpatriato, Darwin proseguì i suoi studi, basandosi anche sui dati registrati durante il viaggio. A conclusione di tutto ciò, nel 1859 scrisse il suo libro L'origine della specie, nel quale espone la sua teoria di evoluzione graduale che prenderà il nome di gradualismo o darwinismo. Il suo obiettivo principale era quello di esporre una teoria basata su reperti materiali, così da smentire teorie come il creazionismo, il fissismo e il saltazionismo. La teoria di Darwin, difatti, è giunta sino ai giorni nostri e, su di essa, si basano tutte le altre.